Quella che si sta delineando a seguito del parere del Consiglio di Stato sulla legittimità del referendum su Marotta Unita sembra essere una gara di tiro alla fune tra i due comuni. Da una parte Fano, che spinge per riportare tutto allo stato originale pre-referendum, e il comune di Mondolfo, che invece invoca il parere sacrosanto dei cittadini espresso nel segreto dell'urna. Una vicenda però che ha subito preso corpo anche sui social e sui media, con dichiarazioni tuonanti da entrambe le parti. L'ultima, in ordine di tempo, risale a 48 ore fa ed è del sindaco Nicola Barbieri di Mondolfo, che non solo rivendica l'annessione del territorio fanese, ma anzi evoca una futura annessione di Ponte Sasso, dato lo scarso interesse di Fano per questa costola periferica del territorio comunale, con una dichiarazione a mezzo stampa molto eloquente. Non rideremo mai il territorio a Fano, anche a Ponte Sasso vogliono la secessione, anzi si dicono dispiaciuti di non appartenere a Mondolfo. Ma sarà proprio così? Gli abitanti di Ponte Sasso vogliono stare con Fano o passare a Marotta? Io rimango sotto Fano. Ecco, qui per il sindaco di Mondolfo ha detto che voi siete un po' qui, vi sentite un po' abbandonati. Ma guardi, su questo hanno anche ragione, eh? Ponte Sasso è un po' abbandonato dal comune di Fano, però a me mi piace stare sotto Fano. Voi volete passare a Mondolfo o volete rimanere a Fano? Io sono nato a Fano e rimango qui a Fano, io sono nato qui. Quindi lei, Doc, 100%? Di Fano. Quindi nell'eventualità non ci pensate neanche? No. Il sindaco di Mondolfo ha detto che voi qui di Ponte Sasso volete passare anche voi sotto Mondolfo. Chi l'ha detto? Il sindaco. No, non è vero. E stiamo bene a Fano. Sicuramente le opinioni sono contrastanti, ma comunque sia ci si pensa ogni tanto a cambiare per vedere se è meglio, e penso sia una cosa dell'essere umano che cerca sempre di migliorarsi e quant'altro. Noi abbiamo delle promesse qui a Ponte Sasso che sono state fatte dal signor sindaco Seri di sistemarci il grosso problema dell'acqua che viene appunto nel Rio Crinaccio. Passare proprio da Fano a Mondolfo? Ma sinceramente non importa Fano o Mondolfo, l'importante è che si faccia qualcosa per Ponte Sasso, quindi ben venga se si fa qualcosa. Non ci penso proprio. Perché se loro lasciavano il mondo come stava, era molto meglio per tutti. Perché loro devono stare a casa di loro e noi eravamo sotto Fano. Che senso è? Poi le votazioni hanno fatto come vogliono loro. Quindi Ponte Sasso volete rimanere sotto Fano? È chiaro che vogliamo rimanere sotto Fano. Perché dobbiamo andare anzi. È loro che devono fare un bel lavoro e fare una bella comunità ben fatta. Fano doveva prendere Mondolfo, allora veniva molto meglio la cosa. Non a dividere, a cercare di dividere per i pezzettini. Cosa serve fare i pezzettini? Non serve niente. Cioè, fare le cose concrete, ben fatte e che siano fatte bene. Perché a farle male tutti sono capaci. A farle bene è difficile.